La sensazione, per molti una vera e propria speranza, è che il rinnovo dei contratti dei dipendenti precari del Comune dell'Aquila, assunti dopo il sisma, arriverà con un via libera al Fulmicotone. I rinnovi infatti dovranno avvenire entro il 30 settembre ed il tempo è ormai agli sgoccioli. Nonostante i pareri positivi giunti da Roma, le occupazioni dei lavoratori nelle stanze del sindaco Cialente e gli inviti pressanti rivolti dal primo cittadino, la firma dei dirigenti sul provvedimento di proroga ancora non è arrivata. Quello che si è profilato sembra essere un vero e proprio braccio di ferro. Da una parte i lavoratori, rappresentanti della politica e del sindacato, che invocano a gran voce i rinnovi per oltre 50 persone. Dall'altra i dirigenti chiamati in causa, che prima di apporre il proprio sigillo su un atto del genere, vogliono avere tutte le garanzie che questo non sia contro la legge. Oltre alle 15 maestre, dei nidi comunali attualmente chiusi, il rinnovo dovrebbe o potrebbe arrivare per impiegati nei settori più disparati, dalla ricostruzione pubblica a quella privata, dal SUAP alla ragioneria fino all'anagrafe. Per tutti, il termine massimo dei rinnovi fino a 36 mesi, imposto dal Jobs Act, è scaduto, anche se la possibilità di deroga, comunicata dal Ministero agli uffici del Comune, dovrebbe aver chiarito le cose. La situazione però non sembra essere così lineare e dall'orizzonte potrebbe profilarsi un nuovo caldissimo scontro che rischia di incendiare l'autunno aquilano.